Ciao, sono Stefano Boscarato, creatore del sistema di vendita immobiliare e autore del libro Agenti Immobili. Benvenuto a questo nuovo video. Oggi parliamo di una domanda, di un'obiezione, di un punto di vista che molti proprietari di casa fanno agli agenti immobiliari e hanno fatto decine e decine di volte anche sottoscritto. Ed è una domanda molto pertinente e molto attuale. Ogni tanto cosa che mi viene chiesto? Ma guarda Stefano, se do l'incarico a un'agenzia, poi magari mi limito nella possibilità di vendere un mio conoscente o un mio amico. Ed è sicuramente una domanda lecita, logica, nel senso che, diciamocelo chiaramente, vendere direttamente la casa a un amico, a un conoscente, la prima cosa che ti viene in mente è risparmio sicuramente l'investimento nella provvigione di un agente immobiliare. È correttissimo, sono migliaia di euro e magari qualche mese di stipendio di una persona e quindi fa comodo risparmiarla. È tutto corretto, fatto salvo che ci possa essere qualche contrattempo dietro che accade spesso e volentieri. Cioè, il presupposto è che molte volte amicizia, conoscenza, addirittura parentela e lavoro non va molto d'accordo. Mi spiego meglio, ti faccio l'esempio più semplice che ho visto capitare, ma letteralmente decine di volte. Una persona mette in vendita la casa, fra le varie persone che rispondono ad un annuncio c'è magari qualche conoscente, parente o amico. In quel momento la persona, conoscente, parente, amico, vengono a vedere la casa. Questo magari è interessato, se è interessato inizia a parlare di prezzo e qua succedono praticamente si innescano dei meccanismi particolari che non si innescano quando si ha a che fare con un estraneo. Entra in gioco la parte emotiva che è molto importante. Quando si tratta la vendita di un qualcosa con un conoscente, soprattutto se è un amico o un parente, si rischia di o svendere l'oggetto, la casa, nel nostro caso specifico, o di rompere i rapporti di amicizia. Ti faccio l'esempio semplicissimo. Chiedi per casa tua 150.000 euro, l'amico e conoscente ritiene in maniera onesta che casa tua valga 130.000 e inizia quindi a chiederti di trattare il prezzo. Qua succedono due cose tipicamente. O tratti il prezzo per non rovinare il rapporto e quindi ci rimetti dei soldi, rischi di svendere casa tua, o se stai fermo sul tuo punto di vista, 99,9% il rapporto che hai con questa persona da quel momento in poi non sarà più lo stesso. Rimarrà comunque un'ombra, rimarrà comunque un dispiacere da parte di questa persona che non gli sei andato incontro. E non entro nel merito che abbia ragione nella valutazione dell'altra persona o l'abbia tu, ma dal punto di vista emotivo nasce questo problema. Quindi cosa accade? Molte volte vendere casa direttamente con un conoscente, parente, amico genera degli inconvenienti molto importanti. Come ti dicevo prima, sono questi due. Il rischio di rompere il rapporto di amicizia o di affetto che ho se ho un parente, o rischio di tagliare il prezzo pur di non rovinare il rapporto. Ovviamente nessuna di queste due cose è quella ideale che deve accadere. Proprio per questo è opportuno incaricare un estraneo della trattativa. Lo so che detto da un agente immobiliare sembra ovviamente che parlo a favore dell'agente immobiliare, ma in effetti dal punto di vista proprio logico ha senso. Un estraneo sarà molto freddo nella trattativa e non ha nessun problema a dire alla persona in questione che il prezzo per esempio non è trattabile o di spuntare altre condizioni che per te sono importanti, la consegna, l'arredamento non lo comprendiamo nel prezzo, me lo paghi a parte, vi dicendo cose che se ci pensi bene sono molto scomode da dire a un eventuale conoscente. E quindi cosa che ho visto? Molte volte per risparmiare il compenso di un professionista e vendere magari a un amico o un conoscente ci si è messo molto di più, o in termini economici o in termini umani, emotivi, di perdita dell'amicizia, vi dicendo, perché ogni tanto si pensa sempre che ci si combina, poi ci si fa due conti e ci si è rimesso dei soldi. Proprio per questo, se l'idea che in testa è quella di vendo un amico, un conoscente, ti invito a rifletterci bene. Nel senso che è fattibile, non è giusto o sbagliato, ma la domanda che ti faccio è: sei disposto a giocarti magari un'amicizia o un rapporto con una persona che conosci? Sei disposto a magari dover trattare il prezzo per non rovinare questo rapporto? Molte volte il costo emotivo o economico che ha questo tipo di operazione è molto superiore a quello del pagamento di una provvigione ad un agente immobiliare.
Con questo non voglio dire che devi incaricare per forza il sottoscritto, ma ti consiglio di ragionare bene prima di evitare di dare l'incarico a un agente immobiliare per tentare di vendere da solo a un parente o un amico. Detto questo, ti auguro una splendida vendita.